Venerdì 6 giugno 2014 all'Auditorium al Duomo di Via Ceretani a Firenze c'è molta animazione perché fra qualche minuto sta per iniziare un evento importante per la città di Firenze perché si parla di restauri, arte e cultura che sono le fondamenta sulle quali si regge la nostra, si reggono le sorti della nostra città. Insieme a me c'è Carlotta Del Bianco, insieme a Fabrizio Aiò che fanno parte di una commissione, della commissione di Viva Firenze. Una commissione che ha esaminato 20 richieste di sostegno economico ovviamente, per realizzare dei progetti che porteranno un valore aggiunto alla città di Firenze. Ma chi meglio di Fabrizio e Carlotta ci può parlare di questo progetto che ormai è giunto alla fase, diciamo, quasi conclusiva? Sì, infatti il portale vivafirenze.it è un portale di prenotazione alberghiera che noi definiamo non profit perché devolve le sue commissioni su progetti sul territorio. È una realtà che ha come scopo quello di creare una vicinanza maggiore fra i soggetti che operano sul territorio, le organizzazioni non profit e gli albergatori, che nel momento in cui la città viene visitata dagli ospiti che ne sono attratti del patrimonio possono, diciamo, rappresentarla nel modo migliore. Quindi il portale è un veicolo per far conoscere al meglio l'identità di Firenze con la partecipazione appunto di vari progetti. Il nostro ospite che vuole prenotare un pernottamento sul portale potrà scegliere a quale progetto devolvere la commissione che Viva Firenze trasferirà. E in questo modo si crea un legame ancora prima di venire a visitare la nostra città con quella che è appunto il mondo culturale e del patrimonio che insomma ci identifica e ci rende conosciuti in tutto il mondo. Viva Firenze è una best practice, un progetto guida del modello internazionale beyondtourism.net, figlio della filosofia Life Beyond Tourism. Quindi oggi, diciamo, in questo momento, di fatto gli albergatori fiorentini sceglieranno tra gli 11 progetti selezionati dalla commissione i 4 che verranno, diciamo, presentati sul portale che 11, di qui... Però io forse impropriamente, ma mi ricordavo che inizialmente erano 20 progetti, gli 11 sì, sono allora, quelli che hanno passato il primo vaglio. Esatto, diciamo. Dei 32, perché 32. Poi strada facendo ne sono aumentati, 11 hanno passato il vaglio della commissione e vengano presentati oggi qui per poter essere scelti, per poterne scegliere 4 che poi verranno presentati sul portale. Quindi, diciamo, è un momento, se vogliamo, ideale di unione fra chi opera sul territorio per fornire servizi ai viaggiatori, quindi gli albergatori, e chi invece opera sul territorio per promuoverne la cultura e l'identità culturale. Gli anni passati chi ha beneficiato di questo sostegno economico? Abbiamo avuto la fondazione, proprio oggi verranno premiati, in seguito alla votazione ci sarà la premiazione delle due organizzazioni che abbiamo sostenuto nel corso del 2013 praticamente. E sono stati la Fondazione Angeli del Bello per appunto la copertura di scritte murarie, vivafirenze.it oggi consegnerà un certificato che poi corrisponde a un valore di 800 euro per l'acquisto di vernici. E poi il progetto Firenze per Bene, organizzato in collaborazione con il Comune di Firenze per una sensibilizzazione a un uso cosciente del patrimonio culturale della città. Per questo progetto sono stati acquistati 2 tablet che sono stati utilizzati e verranno utilizzati per permettere all'Università di Firenze, che è un organizzatore dietro Firenze per Bene, di condurre delle ricerche appunto durante queste attività di sensibilizzazione a un uso coscienzioso del patrimonio culturale. I nostri telespettatori avranno percepito dal fermento che si percepisce appunto come sottofondo alla nostra intervista che il Viva Day sta entrando proprio nella fase cruciale perché fra poco inizieranno i lavori, quindi alla fine di questa serata noi avremo i nomi dei 4 progetti che verranno selezionati, immagino dopo le presentazioni che faranno con discreti. Allora noi rimarremo qua e parteciperemo al Viva Day per l'intera giornata, così che prima della conclusione del servizio saremo in grado di informare i nostri telespettatori dei beneficiari di questi fondi messi a disposizione, dei progetti che sono a disposizione soprattutto della città di Firenze.
se questi progetti sono tutti, escluso alcuni che riguardavano l'area metropolitana, ma quasi tutti riguardano il recupero, l'animazione o la rivitalizzazione di parti del centro storico di Firenze. Sì, esatto, e quindi... Allora stiamo a vedere, voi sapete già... No, noi non abbiamo nessuna anticipazione, perché verrà fatto tutto qui. Allora noi rimarremo presenti per dovere di cronaca per informare i nostri telespettatori di questa benemerita iniziativa. Carlo Francini dell'Ufficio UNESCO del Comune di Firenze, come si è concluso questo concorso, questa selezione? Bene, si è conclusa molto bene, nel senso è stata un'esperienza piacevole anche per noi giurati, nella selezione di 32 progetti, i progetti scelti poi sono stati 11, 8 diciamo era il numero, ma 4 di questi erano a pari merito e poi tutti hanno votato e praticamente sono stati selezionati 4 progetti. Uno è quello degli Angeli del Bello sulle tre piazze per Firenze, uno dell'Associazione Acropolis e l'altra Firenze con dei percorsi guidati alla riscoperta di luoghi particolari della città, gli Amici della Santissima Annunziata con un progetto di restauro della Cappella di Gian Bologna e l'ultimo l'Associazione Tetis, anche questa riscopre Firenze, in questo caso in particolare con luoghi davvero mai visti della città di Firenze.